Buonasera e bentornati all'appuntamento settimanale con Pernar e Tiber, ovvero la storia eh, letta attraverso i personaggi che hanno attraversato questa vallata che è l'Umbria tra due fiumi, appunto il Nera e il Tevere. Come sempre con me, anzi direi come sempre vi accompagna, io sono semplicemente un conduttore, vi accompagna Giovanni Tomassini. Buonasera a tutti, grazie che eh, ringrazio, non finirò mai di ringraziare, è comunque la vera corna portante di questa trasmissione, che come ormai sapete eh, incentra la sua attenzione su dei personaggi, personaggi particolari, personaggi storici, personaggi più o meno conosciuti, personaggi anche, come abbiamo visto quando abbiamo parlato del maiale, meno noti, ma tutti, tutti quanti da noi, tutti quanti molto amati. E, in questo caso parliamo Giovanni di un personaggio che è umbro di nascita no perché nasce a Orte se non mi ricordo male esatto. noi parliamo di Pernare e Tiber esatto dove confluiscono è Orte è Orte quindi perché non parlare meglio? di meglio assolutamente no no ma non, il mio non voleva essere no, no, no certo, certo quindi no? il personaggio di oggi è Filoteo Alberini, Alberini. di Orte nasce a Orte nel 1867. Benissimo. Pensate che chi sta guardando questa trasmissione, chi sta guardando un cellulare, chi va al cinema, tutto è dovuto a lui. Regia, mandiamo subito la foto di Filoteo Alberini. Ok. Eccolo. Qua. Eccolo qua. Un essere veramente una persona eccezionale. Ok. Lui... Eh, era un bambino a Orte, quando eh, un giorno arrivò un... Eh, allora c'erano i fotografi quelli che, eh, itineranti certo. no? che passavano e facevano le foto, eccetera. Lui quando vide questo fotografo ne rimase innamorato da quella, dal vedere quella macchina e quell'immagine impressa. Impazzì per questo, veramente impazzì. Tant'è che eh, mi si incrocia il povero padre, che non era una famiglia ricca, diciamocelo subito, no? ma costui fe tanto fece che il padre spese 12 lire, sta parlando di quel tempo, che era una grossa città. Tanti soldi? Tanti soldi, per comprare una macchina fotografica al figlio. Oh, allora, cerchiamo di, di capirci un pochettino perché... Eh, noi tutti siamo abituati alle macchine fotografiche, oggi nessuno di voi quasi più ha una macchina fotografica perché tutti abbiamo un cellulare che ha al suo interno la macchina fotografica. Io che eh, ho avuto la fortuna di avere un bisnonno che era fotografo e che era fotografo ufficiale di casa, di casa reale, quindi cioè Caspira. fotografo del duce fino a quando certo. il duce poi non lo ha mandato in esilio è morto all'esilio perché era amico di Matteotti, vabbè. Eh, vabbè storia personale, certo. però mi ricordo benissimo le macchine fotografiche che andavano negli anni a cavallo della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, erano macchine fotografiche a lastra, esatto. dove io, il fotografo si chiudeva sotto un telo, guardava la cosa al contrario, perché era capovolta l'immagine, quando aveva capito cosa stava inquadrando, metteva la lastra, illuminava esatto. la, cosa, la scena con una polvere empirica che, che dava luce, il fosforo, e a quel punto veniva impressa la lastra fotografica, un processo molto complesso ma sicuramente molto affascinante. E lui, e lui se ne innamorò. Se ne innamorò, poi e lì cominciò a, a emergere il suo spirito di, di inventore. Perché eh, è vero eh, che adesso aveva la macchina, ma non aveva le lastre. <ride> E a Orte. E non, eh, non era una cosa da poco. Esatto. No? E, a, e a Orte le lastre non le vendeva nessuno. E eh certo, non era come qualche tempo fa che i rullini si trovavano. Esatto, no? Per cui, che fece? Lui fece, se le costruì da solo. Certo. Se le costruì da solo. Un ragazzino che si inventa come costruirsi le lastre. Non sappiamo come, lui studiò tutto quanto, però si cominciò a costruire le lastre e cominciò a fare le sue prime fotografie. Incredibile. Incredibile. Un ragazzino ec eccezionale. Eh, al, a 15 anni fu mandato a Roma, come capita, capitava spesso da queste parti, per, eh, come si sa, per lavorare, per certo. lavoro. Lì un ragazzino di 15 anni, tutti che va a Roma, tutti pensiamo che eh, Filoteo, Alberini eh, la sera finito di lavorare, probabilmente faceva il garzone da qualche, in qualche negozio, se ne andasse in giro per Roma. No. Il suo passatempo erano le librerie, le biblioteche anzi, eh, certo, le biblioteche dove ci passava le giornate sane quando poteva, proprio a studiare la fotografia bellissima, un, un, una persona eccezionale. Ovviamente con queste conoscenze, eh, appena ebbe la maggiore età, lui fu assunto dall'Istituto Geografico Militare di Firenze. Cioè. E lui, sono arrivato, perché all'Istituto Geografico di, di Firenze, Militare Geografico di Firenze, eh, c'erano le varie tecniche certo, di foto. lì c'era di tutto. C'era di tutto, c'era veramente di tutto. Era lui, il parco giochi di, di Filodeo. Esatto, esatto. Quando poi arrivarono dei nuovi prodotti che sperimentarono a Venezia fu trasferito, ormai lui si era fatto un nome chiaramente, certo. lui no, e quindi fu spedito a Venezia a imparare. E fu qui in una biblioteca di Venezia che venne a scoprire una cosa per lui eccezionale, che c'era un, un americano, un certo Edison. Ah, beh, sì, Thomas Alva Edison così mi esatto. viene, viene in mente di pensare come nome proprio lui. Proprio, lui. proprio lui che stava studiando sul modo di fare tante foto e poi trasmetterle in modo che il film certo non era capace a farlo. Fece alcuni prodotti, alcuni furono mostrati a Roma e lui andò a vederli a Roma. Eh, quando andò lì a vedere come com com lavorava eh, Edison, gli disse se poteva vedere all'interno, non è possibile vedere l'interno dell'invenzione, <ride> di, dell di quello che sta studiando Edison. Lui, meravigliando tutti, era poco più che ventenne, disse, ah, no, non fa niente, tanto lo scopro da solo. <ride> No. Diciamo che era molto sicuro di sé. Molto sicuro, perché Ri conosceva molto bene. Ah, non c'è dubbio. Ricordiamo anche, sì. se mi posso permettere, certo. perché, eh, Edison, come anche Alberini, certo. era un inventore veramente eccezionale. eccezionale. Sì. Di, di lui ci ricordiamo tutti quanti, ad esempio il fonografo. A caspita, a certo, a cioè. Caspita. Senza Edison non avremmo avuto quello esatto. che oggi è il, la musica riprodotta. Esatto, Tanto per esatto. dirne una. Tanto per dirne Ma una. 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 La, la lampadina. La lampadina, cioè esatto. l'elettricità. Cioè, vabbè, ok, avanti. avanti, avanti. Sì, sì. Era avanti. E lui lì eh, costruì quello che poi verrà chiamato il kinetografo. Ah. Lui chiamò il chinetografo. Abbiamo un'immagine forse. Sì, mettiamo la. la eccola Eccolo qua. qua. Questo era il chinetografo, inventò questa cosa. Lui, studiando, riuscì a costruire una macchina che faceva mille foto al minuto. Apparecchio fotografico a ripetizioni, esatto. mille impressioni al minuto esatto. Pazzesco, incredibile. Però non era sicuro. E qui fece il grande errore della sua vita, veramente fece il grande errore della sua vita, perché andò a Parigi. C'erano i fratelli Lumière a Parigi. Ah. E lui, che era una persona onesta, che era uno studioso, vero, non... pensò di andare a Parigi e di discutere con, con persone simili e quindi di cercare la verità. E i francesi non erano così. I francesi capirono il suo trucco e i fratelli Lumière copiarono, copiarono. l'idea del Diciamo che in questo gli italiani non sono stati mai... Meucci. No, ecco, bravissimo, mi viene in mente Meucci. Ma lo stesso Edison ebbe certo. una, una disputa incredibile con Tesla. Certo, certo. Anche questa memorabile. Certo, e e certo, Tesla è ne, vero. Uscì, ne uscì distrutto sì, sì, economicamente, Tesla. fisicamente, ma anche psicologicamente. Certo, certo. Voi, poi lì diciamo che Alberini eh, purtroppo si scontrò anche con un altro grande problema italiano, la burocrazia. Ah, beh, Quando presentò quel progetto che abbiamo appena visto, sì. passò un anno prima che riuscisse ad, a, brevettarlo. a brevettarlo. Per cui in un, il, in un, anno, in un anno, poi esatto. all'epoca le cose giravano. Esatto. Per Poi lui cui... la sfortuna di farlo anche vedere in giro, quindi c'è... Cioè... Esatto, per andare lì. Per cui lui nel, eh, come si chiama, ottenne il brevetto esattamente il eh, 21, 21 dicembre, dicembre del... 1895. Eh, esattamente, esattamente. Numero 24, 5032. Esatto. Se volete giocare all'otto sono tutti <ride> numeri che si possono giocare all'otto tranquillamente. È solo che i Lumière da un mese avevano già, avevano già brevettato e, quindi... e il 28 cioè una settimana dopo che lui disse ho il brevetto fecero il famoso film sul treno che arriva alla stazione esatto, esatto. quello che un, scatenò smarco... il putiferio in, tutto, in tutta Parigi esatto, ma fu un furto eh chiamiamolo certo. con il nome vero eh sì. fu un furto anche, anche Meucci con Belle certo, la stessa cosa Bell Anni, anni, anni dopo, esatto. gli americani ammisero che belle un pochettino aveva rubato. rubato. I francesi non l'hanno no, no, mai no No, no, i francesi lo sappiamo come sono fatti. Non ci possiamo fare niente. Chi, chi di voi è francese e ci guarda, sappia che comunque sia. Diciamo che tra noi siamo cugini, ma non corre buon sangue. Via, no, anche perché questo qui abbiamo i documenti, non c'è dubbio. Ma mica solo di questo, esatto. poche ce le avete rubate le cose in Italia. Avanti, esatto. via e, e ovviamente. Questo mi si chiama Il. Ehm, la sua invenzione. La sua invenzione avrebbe, vedi, una considerazione: no? una cosa del genere avrebbe distrutto chiunque. Perché, cioè, arrivare sul filo. No? Certo. Proprio sul filo di lana e vedersi derubare l'idea. È, è, è tremendo. Lui era uno studioso e non gli importò niente. Perché aveva talmente tante idee in testa che quella per lui era soltanto un passaggio. Certo. No? Con chi ebbe un'altra. Un un, ah, ecco, fondò una società di. Eh, a questo punto, mentre i francesi ancora si, giocavano con le, con le ferrovie, con i trenini, eh, lui già pensò a una compagnia cinematografica. Fantastico. No? No? <ride> Cioè, lui, cioè, aveva in mente la compagnia cinematografica e ci fu il sindaco di Roma di allora che si chiamava Ernesto Nathan. Possiamo mandare l'altra la, foto? Eccolo qua. Ecco qua: lui creò allora i, i spezzoni er... cinematografici erano piccoli, erano certo, brevissimi. Erano cortometraggi, cortometraggi, chiamiamoli. Lui inventò un'altra cosa. Il lungometraggio. Allora, andiamo, andiamo per Questo, gradi. Andiamo immagini. per gradi, sì, quelle immagine abbiamo appena visto, ma anche quella successiva, eh, sempre dalla regia. Perché lui fece: allora, innanzitutto fondò questa società cinematografica, l'Alberini e Santoni. Esatto, che, quello che gli dava i soldi sostanzialmente. <ride> Esattamente. Lui metteva l'idea e Santoni metteva i soldi. I soldi esatto. Va bene. Sì. E fece il primo film in italiano: in italiano? lungometraggio esatto 250 metri di cosa fu la presa di roma la presa di roma perché il 5 eh, il 20 settembre del 1905 eh, volle il sindaco di roma volle festeggiare l'anniversario i eh, quanti erano Milo... 35 1970, anni 35 esatto i 35 anni della presa di roma in maniera memorabile certo e, e quindi... quale quale migliore occasione che non fare un film sulla presa di roma un lungometraggio, perché esatto. quello gli presentò e gli disse "Io ti faccio un lungometraggio, ti faccio una storia". Fantastico. La, dunque fu il primo lungometraggio della storia del cinema. Bellissimo. Ma la cosa ancora che forse pochi sanno è che gli spettatori a questo lungometraggio che fu presentato con un grande eh, teatro che avevano fatto a Porta Pia proprio direttamente fu visto da 100.000 persone. Mamma mia, una cosa incredibile. Beh, allora, diciamo che per l'epoca già il, il vedere un film era una cosa molto particolare. Esatto. In più, vedere un film sulla storia di Roma esatto. recente perché erano 35, 35 anni, quindi anni molti anni erano, erano vivi. Esatto, erano, ancora vivi di quelli che hanno vissuto certo, quel momento lì. Certo. È stato veramente con tutti i personaggi ovviamente storici. Certo, certo. Ricordiamo una cosa perché dimmi. tu prima hai citato un nome, Nathan. Sì. Ernesto Nathan, sindaco di Roma, è stato un personaggio, anche lui, non umbro, ma... il tevere, tevere. Esatto, ci stiamo ancora, quindi certo, il Tevere che sta ancora, certo. beh, è stato un personaggio, anche lui, Caspira. molto particolare. Credo eh, che, no, magari qualche cosicchina possiamo dirla su, eh beh, su Nathan. Di lui quella che si ricorda di più fu una battuta. Fu una battuta sui, eh, sui gatti che... Il problema dei gatti al foro, al foro romano. Ancora oggi tutti quanti noi la diciamo senza esatto. sapere che l'ha inventata, inventata lui esatto. che è la battuta? Non c'è trippa per gatti. Esatto, non c'è trippa <ride> per gatti. Fu una battuta memorabile che il, il sindaco Nathan sì. disse in consiglio comunale a Roma sì. eh, quando si cercava di eh, modificare il bilancio del Comune di Roma per. Certo. fare delle operazioni che non si potevano fare e lui se ne esordì con questa battuta esatto. ragazzi qui non c'è trepapagati cioè, gatti. Eh. cioè serie, i soldi non ci stanno quindi non ci stiamo a inventare <ride> cose, le... <così. ride> cose, cose strane ma il personaggio Nathan sì. è un personaggio importante anche per un altro motivo fu, fu, il primo, fu uno dei capi della, della massoneria, della massoneria italiana. italiana fu colui che eh, Prese Palazzo Giustiniano Esatto. Gran maestro. Fu un gran maestro che prese Palazzo del Giustiniano Grande Del Grande Oriente d'Italia. Del Grande Oriente d'Italia. Allora la massoneria era unica. Certo. Era no, no, e quindi... Solo nel 1908, se non mi ricordo male, esatto. ci fu la, la prima scissione. E qui siamo nel 1905, 5, quindi, quindi, siamo quindi ancora siamo tre anni prima. prima. Sì, 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 Ma sì. la cosa interessante era che eh, storicamente la massoneria in quel momento storico non era vista come oggi, come una cosa un po' oggi purtroppo la massoneria non è vista in maniera alle volte in maniera sì, molto, molto positiva certo. all'epoca assolutamente no eh, bisogna ricordare che probabilmente stavano non solo ma probabilmente non, non dico tutto il governo italiano ma poco, poco ci manca Buona parte. Eh, ecco, era massone <ride> e anche, e anche <ride> i membri del Parlamento certo. la caspita. gran parte erano, erano massoni, massoni. Certo. Sì, 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 sì. ma parecchi dei sindaci di tutta l'Italia anche era... Terni ha avuto un sindaco massone certo. eh, Fabi esatto Fabi che eh, era molto amico oltretutto di Beh, Nathan, era molto amico di Nathan, ovviamente si conoscevano. E quel, Fabio è stato quello che ha portato l'elettricità, cioè, Terni è stata la prima città elettrificata con l'illuminazione elettrica, esatto. grazie a, cosa? a lui, grazie a lui. Esatto. Grazie a lui. Certo. Erano dei, degli illuminati, erano in questo veramente... pazzo, la battuta è facile perché portavano l'elettricità a Terni, però certo. erano dei veri illuminati certo, certo. per l'epoca. Allora, ok, quindi dimissione Qui storica. È, certo. Qui eh, a questo punto eh, eh, Alberini ha un'altra intuizione, ma un'intuizione eccezionale. Mm. Cioè lui già vide i premi Oscar. <ride> eh sì. ah, Guardava perché, molto avanti, perché lui disse il futuro del cinema non è in Europa, ma è in America. Fantastico. E siamo nel 1910, stiamo parlando cioè in date non sospette No, 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 assolutamente, assolutamente no. no. Lui il futuro del cinema è in America, perché loro sicuramente faranno. E a questo punto va in America. Va in America e fonda una, ovviamente, una società. Ovviamente. Fonda questa società e lì gli viene un'altra idea. Eccessiva. La società si chiamava Cines. Cines. Italiana, italianissimo come nome, sì. va benissimo. Ma la fonda a New York. La fonda a New York, certamente, la fonda a New York. La fonda a New York e Cines, eh, poi vedremo eh, che avrà una storia un po' particolare questa Cines. Eh, e lui dice, lì ha un'altra un intuizione di quelle che rimangono veramente nella storia. Si può fare un colossal. Ah. Quindi qui, non solo il lungometraggio, come già fece con La pesa di Porta Pia, ma esatto. poi ne fece anche altri, ma... Si inventò l'idea di fare un film storico importante. Veramente importante. Con tanti personaggi, con tante cose. E quale miglior film uno può inventarsi se non un film che parla di una storia che tutti noi conosciamo? Quo Vadis. 1913. Ecco questa è la cosa. Questa è la locandina. Nero sings while Rome burns. Nerone canta mentre Roma brucia. Esatto. Questa fu la locandina di questo film, che è pazzesco. Incredibile. Incredibile davvero. Questa locandina dove lui parla di questa storia. Ma non è una storia. Noi poi conosciamo, almeno parecchi, parecchi degli, degli, degli spettatori conoscono il film Guavadis, quello con Peter Usti. Ma certo, Febato. certo, Dai. questo era, eh. era un film muto. Non... Esatto, è un film muto. Ma i personaggi sono gli stessi. Eh C'è certo, cioè sì. Marco, Lucia, Ursus. Ma d'altronde la, la storia, la storia è quella, è poi quella. la possiamo fare. Ma per esempio ci sta una foto dove si vedono no, i, i personaggi e come lui li imposta. Se vediamo un vediamo attimo, attimo l'altra la, foto. Nerone, Nerone, Petronio e Tigellino. Noi, noi oggi potremmo, questi, questo tipo di film poi fu chiamato Peplum, esatto, no? sì. perché erano i film in costume d'epoca romanica. Esatto. E come vedi, questa ripresa potrebbe essere benissimo una ripresa... Ah certo, molto moderna, molto assolutamente, moderna. assolutamente. Ma fai ancora di più. Se andiamo un attimo avanti, ti faccio vedere l'istante in cui Pietro incontra Gesù. Esatto, perché ricordiamoci sempre che Quo Vadis è una storia che attraversa la cristianità come, esatto, come, esatto. come storia cinematografica. Vediamo un'altra fotografia che ci ricordava Giovanni. Eccola ecco qua. qua. La dissolvenza. Fantastico. Fantastico. Siamo nel 1913. 1913. 13. La dissolvenza. E lui se l'era di... già inventato. Lui se noi abbiamo il, il Gesù risorto esatto. che vediamo in trasparenza esatto. che appare. Cioè, incredibile. incredibile. Lui già l'aveva inventato. Senza avere computer, senza, avere, senza lui, niente. niente, senza effetti no, particolari. No, beh, gli effetti speciali in quel caso erano tutti nella sua mente. Esatto. E sapeva come, come realizzarli. <ride> Questa sì. era la cosa più importante. La cosa fondamentale, certo, perché lui sapeva, lui vedeva. La scena l'immaginava e la realizzava. E qui, qui viene fuori il, il genio che deriva dalla conoscenza. Certo. Lui aveva tanto studiato su tutte queste tecniche. Certo. Si era inventato il modo per certo. partire da una lastra di vetro e con i. L'aveva realizzata lui? Assolutamente, con, con l'argento, certo. con tutto quanto. Era riuscito certo. a capire certo. come poterla fare. Certo. E queste tecniche che lui aveva. Studiato, appreso, e poi applicato, era a un padrone. certo punto ne era assolutamente padrone. Come finì? Finì purtroppo nel dimenticatoio, nel 1937. Assolutamente nel dimenticatoio. In quel momento a capo del governo c'era Mussolini, Mussolini che comprende che il cinema è un'arma. È un'arma potentissima. Ah, certo, la comunicazione la in quegli comunicazio anni. Esatto. Beh, tutti ci ricordiamo i cinegiornali. Sono parlato qualche giorno fa esatto. a Piazza Venezia e tutti quanti ci ricordiamo qualcuno che da quel balcone parlava. Esatto, <ride> esatto. E quella Cines di cui parlavi tu sì. prima, gli dava tremendamente fastidio, perché nella sua mente, nella mente di Mussolini, c'era Cinecittà. Certo. E quindi questo privato che aveva. Eh, che diffondeva lì in via veglio stava, certo. no? in via veglio che da via veglio eh, faceva film che lui non poteva controllare. Che non controllava, non è tanto il fare film, eh, è esatto. che lui non li controllava. Lui non li, eh, e controllare <ride> Alberini non era facile. No, immagino che un genio sia molto difficile da controllare. Esatto. esatto. E lui, eh, diciamo che ci fu, purtroppo, nel 1000... 1935 ci fu un incendio, in Via mm. Veglio, che bruciò completamente tutti gli studi cinematografici. Ma, ma guarda, tu il caso, eh sì, eh? Eh sì. veramente il caso, alle volte eh sì. si, accanisce si accanisce contro certe persone, e di lì a un paio d'anni. Eh, viene inaugurata Cinecità, lui era morto da 17 giorni, ah, pensa. e questa era. Non poteva vederla e, e purtroppo nessuno, non ci furono articoli per lui. Allora, da Napsio Memoria, come direbbe qualcuno, purtroppo sì. questo, questo accade quando si ha a che fare, come si era in quegli anni in Italia, con la, la dittatura, con un totalitarismo che non ammetteva nessun tipo di deroga al pensiero comune. Esatto, ma stiamo parlando di chi aveva inventato il cinema, di chi aveva inventato il lungometraggio. Di chi aveva inventato il Colossal, di chi aveva inventato gli effetti speciali, cioè il massimo nella storia del cinema, secondo me. Certo, sicuramente. Non secondo Mussolini. No. Perché guarda caso, purtroppo eh, lì gli studi di Cines presero fuoco. Eh, che vogliamo fare? Non, lì. Contro il caso, poco si può fare. È vero, in, in quella situazione lì, purtroppo poi. Vivevamo in una situazione molto complessa, eh, esatto. tutti noi ci ricordiamo fin troppo bene il 36 era un anno, già in pieno eh sì. erano 16 anni dal ventennio era l'impero. Eh certo, siamo già. Siamo già non, non siamo ancora in guerra. Dopo quattro no. anni si, scendemmo in guerra, ma esatto. era le leggi razziali erano due anni, Matteotti, 12 anni che erano morti. Quindi diciamo, stavamo già in, in pieno olio di ricino, esatto e poi c'era. L'apoteosi in quel momento c'era eh, certo, l'impero. Certo. E quindi il senso di, inv di invincibilità. Certo. E quindi questo piccoletto e lì fu il grosso, uno, uno tra i eh, tanti errori di Mussolini, quella di non riconoscere a un genio italiano. Lui che parlava di genio italiano, certo. a uno dei veri geni italiani, perché oggi come, oh, ho fatto nella premessa. Se vediamo un cellulare, se ci vedono a noi, è certo. perché ci sono le macchine da ripresa. Non c'è dubbio, dubbio. Che l'ha inventato lui. Però noi non ci dimentichiamo. No. Quindi abbiamo ricordato oggi un, un personaggio che qui, in queste zone, è, è nato, ha creato delle cose molto, molto importanti, interessanti, Filoteo Alberini. Ringraziamo Giovanni Tomassini, come sempre, Grazie. per averci guidato per mano in questa bellissima approfondimento della storia di questi posti e noi ci rivediamo come sempre alla prossima settimana. Grazie e arrivederci. Buonasera.